Bene, hai visto tutti questi video insieme? Il primo eravamo a Passito Blanco, il secondo eravamo a Porto Rico, poi abbiamo visto Playa Amadores e per finire Mogán. Hai notato che sono quattro location. Nel tour che abbiamo visto in questa giornata, devo dire che è stato abbastanza intenso perché oltre a aver visto dei luoghi stupendi abbiamo anche lavorato sul team, sulla squadra, su come sviluppare i talenti, su come comprendere quali sono le nostre abilità, quali sono i nostri punti di forza migliori da poter mettere in azione. Quindi in un territorio nuovo, in un territorio dove andiamo a esplorare costantemente la nostra caratteristica personale, niente di meglio che essere in un luogo neutro, un luogo specifico come siamo qui all'estero. E devo dire che nel gruppo si è creata una magia, una sintonia, si è creato un team, vari team molto potenti, perché siamo un gruppo di 20 persone, e devo dire che è stato veramente veramente straordinaria come giornata. Qua alle mie spalle non è il porto, ma l'hai visto prima nel video precedente, e la settimana continua. Talent Lab Adventure qui a Gran Canaria, e spero che condividi con me questi video, che li vedi, che ti piacciono, insomma, anche perché è bello vivere insieme un'esperienza anche se tu da casa non sei riuscito a farla, o magari la farai più avanti. Ecco, mi piaceva proprio lasciare questo contributo, quindi se ancora non l'hai fatto ti puoi iscrivere in questo canale, dove potrai notare anche non solo video delle Canarie ma altri video di meditazione. Ci vediamo più avanti, ciao!